Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr. Allora gente, abbiamo fatto un bel po' di missioni tra virgolette secondarie. Bisogna capirci ragazzi, credo che sia chiaro alla maggior parte di voi, ma in caso è meglio precisare un pochettino. Quando parlo di missione secondario intendo una branca della campagna che è secondaria. Sto parlando di questo genere di cosa, Chaos Undivided, questa cosa che non fa parte per esempio di capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3, capitolo 4 in cui ci siamo fermati. Chaos Undivided è un qualcosa che è parallelo alla campagna che stiamo facendo, si tratta di un'altra roba che stiamo facendo ora perché è di livello adeguato al livello in cui siamo noi, a livello di potenza, a livello di equipaggiamento che abbiamo, che comporta il riuscire o meno a avere difficoltà o meno nel fare le missioni che ci vengono assegnate. Quindi stiamo continuando su questa via e abbiamo praticamente finito, in effetti abbiamo decapitato nell'ultima missione proprio l'Hydra, inteso come l'Alpha Legion. L'Alpha Legion è un capitolo di Marine Traditori, ne abbiamo già parlato, ed erano loro dietro, a quanto pare, a tutte le rivolte che ci sono state su un certo pianeta, su cui ci è stato detto di indagare, eccetera. Credo che, in sostanza, l'investigazione sia terminata, dobbiamo solo parlare con Ragna. The Conclave has sent you a message, Inquisitor. Un message. Perfetto. You have preached our creed with the necessary force and zeal. Your task is finished. Imperial forces are busy cleaning up the rest on Dagmar Primaris and Vismar Minoris. The Emperor protects. Bene, è un messaggio del Consiglio, ci sta semplicemente lodando per l'ottimo lavoro svolto e ci sta comunicando il fatto che le nostre azioni hanno raggiunto il loro scopo, la nostra missione è conclusa, le forze imperiali ora sono occupate a ripulire il resto dei ribelli, eccetera, per riportare la situazione come era prima. Ora, abbiamo completato l'investigazione e quindi dovrebbe essere finita effettivamente la campagna. Allora, il nido delle vipere. Durante la mia investigazione ho eliminato un culto pericoloso nel sistema di Dagnor, che si è diffuso... Picked Recordings? Aspetta, perdonatemi, è un po' difficile questa qua da tradurre. Insomma, che ha costretto molti, cioè che ha plagiato molti cittadini imperiali a seguire le farneticazioni, insomma, le volontà di un certo profeta. Non è proprio giusta la traduzione, sto molto parafrasando, però il senso più o meno dovrebbe essere quello. Il profeta era una marionetta nelle mani di Tarkos, il leader di un'armata di guerra dell'Alpha Legion, che stava cercando di destabilizzare l'intero sistema incitando ribellioni aperte e mandando i ribelli a scontrarsi con importanti strutture imperiali. Ho sconfitto questo Astartes eretico, cioè questo Marine traditore, e ho posto fine agli atti sovversivi dell'Alpha Legion nel sistema, ma sospetto che fosse solo una parte di un piano molto più grande contro il subsettore. Ok, perfetto. Oh, abbiamo anche un nuovo rango. Perfetto. Ah, Grav Pistol. Non mi ricordo bene di che cosa si tratta. Oh, Mind Fortress. Più 3% di riduzione di danno per secondo mentre rimango fermo. Ah, oddio, questo è interessante per le armi pesanti. Effettivamente. Però mi trovo molto bene con l'autogun, per adesso. Molto molto bene. Con questa bella arma che abbiamo. Sì, per ora va benissimo così. Allora, skills. Procediamo. Ancora. Ok. Vai, con questo. E abbiamo qualche altra cosa? Nell'inventario c'è qualcosa di interessante? Sembrerebbe di no, o quasi. O quasi. Forse questo, sì. No, no, aspetta. Perché più una qualità? Questa è inferiore. Questo è superiore. E questa è inferiore. Ok, beh. Direi che va bene così. Torniamo da lei, vendiamo tutto quanto. Quanti soldini abbiamo? 38-39.000, cose del genere. Oddio, aspetta. Ok,
Questa è decisamente migliore di quella che abbiamo. Mi sa che me la sto procurando, sì. E l'inoculator è decisamente migliore. Anche. Ok. Ok. Bene. Sì. Va bene, va bene. Sono felice degli acquisti che ho fatto alla fin fine. Hololytic Armor, Stealth Body Suit, Autopistol, Stun Mine, niente di particolare, niente di particolare, ragazzi. Questi, sì, sono dei Signum un pochettino più interessanti, ma niente di poi così grosso, insomma. Quindi, questo e questo, bene, una nuova armatura. Figa! Rivendiamogli questi due. Andiamo qui a variare l'inoculator perché comunque mi serve per guarire, onestamente. Mi piace questo. Poi mi piace... Ah, ok. Va bene. Per 20 secondi tutti questi danni in più. Ok. Va bene così. Va bene così. Oddio. Speravo in qualcosa di meglio. Speravo davvero in qualcosa di meglio. Vabbè, dai. Rimaniamo così. Comunque siamo a 425, il che vuol dire che siamo molto vicini al livello che ci viene richiesto qui. Magari però col crafting qualcosa possiamo fare. No? Potrebbe essere una buona idea. Autogun è 107 o 115. Oh, certo che porca miseria il fatto di non poter fare l'armatura per me è veramente un po' una rottura di balle. Senti, io ho solo la Sentinel e non mi sta bene. Heavy gun, pistol, rifle, force field, implant, eye implant, main implant o neural implant. Facciamo uno di questi, va. Ok. Eye implant dovrebbe essere anche questo adeguato. Costa poco comunque. Anche questo va bene. E main implant l'ho appena cambiato, dannazione. O me lo tengo. Ah, tech tree. Speso troppi soldi. Vabbè, questo l'ho ricercato. Fusion, questi qua purtroppo me ne servono 5. Me ne servono 5. Non è roba che posso fare adesso. Disgraziatamente è così. Ah, avanzati. Mutagenic Agent. Chissà quando potrò avere queste. Ci sono ancora tante cose comunque che dobbiamo scoprire, che dobbiamo vedere, eccetera. Va bene, qualcosina in più di qua e qualcosina in più di qua. 431. 431 è molto vicino a quello che mi serve. A 450. Ora, vediamo un po'. Qui abbiamo fatto tutto, vero? Finito. Dobbiamo arrivare... Vabbè, proviamo a farla. Proviamo a farla questa qua. Questa della missione principale. Allora. La... Ok, la chamber, la prigione dell'Alfa Paraia è protetta da un impenetrabile campo di forza e solo... La rosetta inquisitoriale di Uther può aprire questa antica barriera. Tuttavia, Uther Tiberius è stato gravemente ferito e i suoi seguaci più devoti l'hanno salvato dalla martire e l'hanno portato da qualche parte al sicuro. Devo trovare dove è stato portato e la Van Winterhouse ha la chiave per risolvere questo mistero. È ora di visitare uno dei... degli ex porti della
della famiglia di Rogue Trader caduta in disgrazia. Ah, ribelli e cultisti del caos. Vabbè, meno 4% di danni, più 7% di danni ricevuti. Dai, niente di terribile. Proviamo questa, stiamo a vedere quella dopo però. Perché, se così non è, devo trovare un'altra soluzione. Magari fare un pochettino di missioni secondarie, non lo so. Staremo a vedere. Perché se comincia ad alzarsi troppo di livello, io poi non ho le risorse per aumentare di livello abbastanza. Crew members became wanted fugitives after the purge. They found refuge and sought to make a livelihood the best way they could. It still won't absolve them from their sins against the Imperium. What should I be looking for? Each of our void stations had a harbor master to supervise the operation of the port facilities. If the Cavalier still frequents this place, which I'm sure it does, this man must know its whereabouts. Okay. Ci ha detto in pratica che questo porto è comunque un covo di rinnegati e di traditori dell'Imperium, se non altro dal punto di vista inquisitoriale. E quindi io sono, tra virgolette, obbligato, anzi senza tra virgolette, a purgare quando mi trovo qui. In ogni caso, devo trovare informazioni, come abbiamo già detto, giusto? Quindi, dobbiamo trovare qualcuno che sappia dove trovare quello che stiamo cercando. E l'Harbor Master di questa zona dovrebbe avere le informazioni che ci servono. Quindi dobbiamo trovarlo e persuaderlo, diciamo così, a darci le informazioni che ci occorrono. E nel fare tutto questo, dobbiamo tritare gente. Un po' di danni li prendo, effettivamente. Però vabbè, c'è anche da dire che pensavo peggio. Ok, stop. Oh, sta prendendo fuoco. Bene. Oh, e tutti questi? Aia, ragazzi. Ok, bene. Grazie. Vabbè, questi due. Da questi due non mi salvo. Neanche da questo, neanche da questo, neanche da questo. A posto, ok. Ricaricare. Ah, oh, eccone un altro. Oh, adesso comincia. Qualcuno comincia a darmi anche le granate? Fighissimo! Dunque, sono molto felice di averne di più di prima adesso. Ma porca miseria! Andare di qua? Oddio, così sembrerebbe. No. Mi sto allontanando, dai, non ha senso. Magari c'è un passaggino lì che non ho considerato. Magari. O magari mi sto sbagliando alla stragrande. Sì, mi sto sbagliando alla stragrande. Non ha alcun senso quel dove sto andando. Va bene. In questo livello la mappa non è chiarissima. Temo che dovremmo affidarci un po' al culo.
Ah, ok, ok. Di qua si va. Inquisitor, if I may, do you think that if I help you find the logbook, it could clear my name? I seriously doubt it. Herman Van Winter was found guilty in trafficking heretical artifacts and consorting with forbidden cults. Your entire house was deemed to be an accessory to the crime. With all due respect, Inquisitor, I knew my father. He was a sly old fox, a trader who refused neither coin nor adventure, but he was a true servant of the Imperium. The Holy Orders thought otherwise. queste vicende sono interessanti. In sostanza il capitano ci ha detto, perché abbiamo già parlato di questo, il capitano in sostanza fa parte di questa famiglia ed è ancora un capitano, seppur si trattasse di un nome importante, cioè di una famiglia importante, perché la famiglia è stata accusata e condannata di eresia, motivo per cui lei è ancora un capitano e la sua intera famiglia è stata iscritta in un registro inquisitoriale ed è stata purgata la loro famiglia. Pochi sono i sopravvissuti. Ed è proprio da queste parti che ci stiamo dirigendo, sia chiaro. Quindi non mi aspetto certo un grande benvenuto. E ci ha chiesto se la collaborazione, cioè se le sue azioni, se il suo aiuto avrebbero potuto far sì che il suo nome venga cancellato dai registri inquisitoriali come, che ne so, peccatore, no? Ma l'inquisitore ha appena detto che le sue eresie, insomma, sono troppo gravi. Le eresie della sua famiglia sono troppo gravi, in buona sostanza. Quindi c'è poco che possiamo fare per lei. Oh, guarda qua che simpatia. Porca miseria. Niente, dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare decisamente attenti. Wow, 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 calma. Via. Via, 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 via. Bam. Andiamo. Ok. Bene. Allora, io avevo visto un soggetto piuttosto brutto da quelle parti. Ecco, quello è un Ogryn. E questi sono soldati semplici. Io opterei per i soldati semplici. Carità, tutti i nemici mi danno alla fin fine qualcosa, però... Oh no! Che pallissime! Wow! Ok, devo stare attento. Vabbè, mo è andato. A posto. Questo Green Gunner va giù abbastanza velocemente. Oh! Aia! La comandante è rinnegato, vai, vai. Muori. Perfetto. Prendiamo tutto, tutto fa brodo. Comunque voglio mettere da parte i soldi per i bei potenziamenti che mi servono. Dove siamo? Vabbè, più di metà strada l'abbiamo fatta, perfetto. Oh, porca miseria. Qualche volta, siccome tra l'altro è veloce, qualche volta sbaglio a cliccare e porca miseriaccia ladra. Ah, eliminiamo questa perché rompe le scatole fortissimo. No, Bull Green, un altro.
Eliminiamo alcuni di loro. Vediamo di ritirarci. Ok. Reloading. Au. Ah, interessante. Beccati questo. Babam. Direi che è stato sufficiente. A posto. Allora, come siamo? Bene. Ricarichiamo e procediamo altrove. Ah. Wolverine un'altra volta. Niente, ah, due schiaffi l'ho dovuti pigliare. Chi è questo? Ciao. Grazie. Dai, dai. Reloading. Andiamo avanti, andiamo avanti. Bam. Che diavolo. Ma come ha fatto? Oddio ragazzi. Quanti schiaffi. Oh mio Dio. Riprenditi per carità. Devo stare attento. Non mi devo più buttare nella mischia così. Qui purtroppo in questi casi devo usare molto la tattica. Kill the heretic. Au. Ok. Oh, attenzione, uno scudo raro. Ok, grazie, però devo curarmi un'altra volta. Mi sono finito gli inoculator. Davvero? È la prima volta che mi succede in assoluto, credo almeno. In compenso le granate quelle ce le ho. Inoculator, dov'è che sono? Sono qui, imbottiti di nemici. Porca miseria. Vabbè, niente, dovrò stare molto attento. Oh, che succede? Ah, ecco. He doesn't look too talkative. Bene. No, ok. Mi servono gli inoculator. Porca miseria. È la prima volta che mi capita. È la prima volta che mi capita in assoluto una cosa del genere. No, non posso, perché comunque prendo dei danni e prima di sconfiggerli tutti e quindi poter recuperare la vita ci vorrà un po'. Ora, spero ci sia poca gente. Ah, guarda, c'è anche un chest. Perfetto. Anzi, due chest. Perfetto. Vabbè, dai. Medical supply. Purtroppo ne avrò solo due, temo. Sì. Ok, bene. Sono pronto. Affrontiamo quello che dobbiamo affrontare.
Beh, se non altro granate ne posso tirare finché me ne pare. Ce n'ho 6 nella cintura e altre 3 da recuperare. Quindi, alla stragrande proprio. Uccidiamone uno per volta, va, vale la pena. Oh. Che beh. Ci voleva la torretta, no? Porca miseria. Recoil unclean. Tocca usarne uno. Ok. È rimasto solo lui. Interrogation. Tell me he wasn't my only lead. Maybe not. All our harbor masters used to log everything into a central cogitator. Okay. Find that cogitator. For the Emperor. Perfetto, grazie. Allora, mi ha appena detto... Vabbè, lì c'è un chest, quasi quasi lo vado a pigliare. Oh niente, Ogryn ha rotta di collo oggi, eh. Bene, allora, l'Harbor Master ha rifiutato di essere interrogato, diciamo così. Reloading. Però il capitano ci ha avvertito che comunque tutti gli Harbor Master tengono un registro, una traccia, una sorta di log all'interno del Cogitator. Vediamo un po'. Ok, ok. Captain, are you familiar with a man called Nathaniel Grexis? He was my father's most trusted captain. A boisterous fellow, but a good man. Your former house members made a pact with a cult and he refused to follow them into total depravity. They keep him locked up here somewhere. I would humbly suggest that you find him then. He could be useful. Ok, abbiamo trovato... Ah, aspetta, ma è ancora questa missione? Ah, interessante. Allora, il log si fa riferimento a una persona chiamata Nathaniel Grexis e il capitano ci dice che era il luogotenente più fidato di suo padre. Dobbiamo trovarlo, in sostanza. Se è ancora vivo ci potrà dare una mano. Ah, interessante. Oh. Au. Bene, mi sono finito un'altra volta. E uno è andato. Grazie. Muori. Ok. Perfetto. Perfetto. Bene. Deve... Ah no, vabbè, qualcuno c'è rimasto, ma... Poca gente. Eccolo qui. Captain Grexis, I need you to come with me. I need a few bottles of Amasek to invigorate my weary soul. And then I'm off to kill all these mongrels. They have already paid for their crimes, Captain. Ah.
I hope you made them suffer. How can I assist you then? I must find the astute cavalier. It might have visited this station. It was here, aye. Until these sniveling rats sold our flagship to a group of abhuman filth. Oh. Do you know where the cruiser is now? No. But I've heard rumors about where it's heading. Take me with you, and I can help. Bene, a quanto pare quest'uomo pensava che la missione fosse quella di... Aspetta un attimo, ok. Grazie, abbiamo trovato altri indizi, benissimo. Allora, quest'uomo pensava che l'avessi liberato per vendicarsi di quelli che invece ho già ucciso. Nella fattispecie da lui cerco informazioni e a quanto pare ce le ha. Sta parlando di una nave che è attraccata ma è stata presa, eccetera, eccetera, eccetera. Mo' vediamo come vanno avanti le cose. Va bene, grazie. Oh, Lasgan. Lasgan è 114? Davvero? Pensa a te. Ok, ho un punto attributi. Ok. Ovviamente Warfare. Anche se Toughness non sarebbe male. Sì, dai. E così c'ho più il 10% di cura. Ok. Bene, perfetto. Questo è l'inventario. Il Arla Miseria. Aspetta, no. Rispetto a questo, intendo. Eh beh. No. Ma comunque... No. Questo autogun mi sta piacendo. Anche se questo, insomma, mi dà 14 in più. Vabbè, sentite, proviamolo, ok? Questo autogun comunque me lo tengo. E c'è qualcos'altro che ci può essere di qualche tipo di aiuto? Sembrerebbe di no. Forse questo Purity Seal. E anche questo Signum, effettivamente. No, eh. Per niente proprio. No, neanche questo. Ok, oh, è rimasto qui il capitano. Ok, allora, raccogliamo un po' di soldini. Vediamo di non spenderli inutilmente per l'ennesima volta. Stone mine, ok, va bene. C'è qualcosa di interessante che possiamo fare qui? Io comincio a pensare che siano cose che dobbiamo... rimandare a giorni migliori. Per esempio 200.000. Quando cavolo li avrò? Vai. Ho deciso. Forge Power 6. Ok. Allora la Forge Power praticamente influisce sulla mia capacità di ricavare materiali da quello che distruggo per appunto ricavarne i materiali. È interessante. Forge Power 2. Assembly Servitors. Costano tantissimo questi qua. Questi non tanto. Beh, comunque sia, siamo andati avanti. Posso essere felice di questo. Ora, io direi che... devo parlare con Grexus. E quasi quasi... No, vabbè, dai. Sapete cosa? Ce lo teniamo per la prossima volta. Per adesso sono a livello 447 e vedremo più in là che cosa fare di bello. Va bene ragazzi, quindi io direi che la puntata può anche finire qua, abbiamo già fatto molto, noi ci vediamo la prossima volta. Nel mentre ragazzi, come sempre, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie. D'accordo? A presto!